Per fortuna le cose importanti, belle, intelligenti le hai già dette tu, adesso permettimi di abbassare un po' il tono. Sono Paolo, sono direttore di Città dell'Arte, e nel gruppo di Economy, di cui faccio parte anche se poi meritatamente, perché purtroppo riesco a parteciparvi troppo poco, ci siamo detti, mi hanno detto, come compito stasera cerca di spiegare dove siamo, e dare uno o due coordinate sulla visione, diciamo, globale e locale, che vorrei leggermente, brevemente toccare. Siamo qui non per caso, è una cosa bellissima questa. Anni fa sarebbe stato un sogno riuscire a trovarmi con così tante persone di Biella, attive nel biellese, e condividere con loro il nostro piccolo contributo, il nostro sforzo, di conoscere meglio quello che stanno facendo, stupirmi di quello che sta avvenendo, di questo fermento che vedo muoversi nella transizione, e che ho visto poi anche partecipando prendere forma con il gruppo della Rieconomia. Quindi non è un saluto che, come posso dire, formale, sai, benvenuti a, no, veramente ben trovati in questo luogo che non per niente si chiama luogo comune. Questa caffetteria ha un nome d'arte che è luogo comune, che è anche un po' una battuta, se volete, nostra, di questo po' di ironia, un luogo comune, ma soprattutto è un luogo comune, cioè di tutti, di ognuno e di tutti. Ed è nato già in un modo che ci fa pensare a una possibilità di idea per la rieconomia, cioè nato mettendo insieme due. Uno dei nostri principi è ripartiamo da due, quello là era già più avanti, diceva ripartiamo da tre, ci accontentiamo di ripartiamo da due, cioè non più da uno, dall'individuo solo, piuttosto dal rapporto, a quello che tu chiamavi la connessione. Questo spazio è gestito, poi più avanti, a pochissimo, verrà meglio raccontato, da una cooperativa che l'ha preso in gestione attraverso un progetto di connessione, in cui la dimensione di fare insieme, ma anche di far stare in piedi le cose, quindi economicamente gestire le risorse, si è immediatamente articolata tra due situazioni. Non è stata né la fondazione, noi siamo una fondazione no profit, ONLUS, forse lo sapete, né un'altra cooperativa autonomamente, è stato trovare un modo di fare le cose insieme. E quindi l'idea di trovarsi in un luogo comune già ci dice qualcosa su cosa vuol dire, cosa può voler dire rieconomia, un'economia diversa. L'economia che abbiamo conosciuto e che subiamo non è l'economia del due, è l'economia dell'uno, sempre più esclusiva, no? Sempre più uno che mangia gli altri. E invece stiamo cercando di imparare a capire e praticare, sperimentare come si può non mangiarsi a vicenda, ma collegarsi e trovare il modo di alimentarsi senza alimentare una roba mostruosa che è questo profitto che ci sta veramente creando dei grossissimi problemi. Ma l'economia come strumento della cosa più importante invece, che sono queste connessioni, queste relazioni. Il petrolio sta finendo, ma le relazioni no, le relazioni non finiranno mai. E se noi riusciamo a capire che quelle sono le nostre risorse primarie, si possono fare delle cose pazzesche. E alcune sono già in atto, e le racconteremo, sarà molto bello vederle anche, se avete voglia, cominciare ad apparire su quella colonna dove voi stessi le raccontate, le segnalate, e pian piano diventeranno un patrimonio comune di confronto, di esperienza e anche di, come si dice, di apprendimento, perché si impara tantissimo dagli altri. Ma questo spazio quindi è dedicato al cibo, no? Ma Città dell'Arte, vedete, là c'era un edificio industriale tessile che era stato abbandonato, appartiene a quella vecchia economia. Oggi sta diventando,
sta cercando di diventare una rieconomia. È dura, è difficilissimo, ma siamo in tantissimi. C'è uno spazio di coworking, ci sono alcuni di voi che vengono a portare la loro propria vita e il loro lavoro all'interno di uno spazio che era stato abbandonato e che pian piano si sta recuperando. C'è uno spazio di progettazione dell'architettura sostenibile, case in paglia di riso, ristrutturazione in architettura ed edilizia sostenibile. Ci sono tante tante attività, non vi voglio tediare con tante cose, che sono connesse a delle realtà sul territorio. Il progetto sul cibo riguarda per esempio una ventina di cooperative, molte delle quali conoscerete, a cominciare dalla Caritas, non è una cooperativa, ma è una realtà molto importante. E vi dico tutto questo perché vorrei veramente comunicarvi il senso che siete in un posto che non vi ospita, ma vi incontra e cerca di capire in che modo possiamo lavorare insieme. Presto, con Roberto, all'interno proprio dell'idea della Rieconomy, vorremmo aprire uno spazio per un co-working artigiano. No? Perché quando abbiamo aperto questo coworking, molti artigiani hanno detto ma si può venire a lavorare il vetro, la pelle, magari anche i tessuti, e dicevo no, lì no, lì ci si dà fastidio gli umiliati, però questa è un'idea, è un bisogno, è una cosa che vogliamo fare, c'è qualcuno che può avere questo sogno e bisogno. Allora anche noi possiamo bisognare e sognare questa cosa e ci stiamo provando. Così come tante altre cose si stanno provando, perché la Rieconomy è un esperimento. E l'ultima cosa che vi voglio dire, come un piccolo contributo, è importantissimo come noi ci stiamo concentrando sul nostro spazio, sul nostro luogo comune che è il bellese, no? Per dargli un confine. Perché dove siamo? Dove abitiamo? Abitare non in senso passivo, ma in senso vivo, attivo, responsabile, ma anche gioioso, di poter fare. Però è anche importante che non viviamo questo come un isolamento, che potrebbe in certi momenti, soprattutto quando le cose capitano, delle botte di sconforto, dei problemi, delle cose che, cazzo, come facciamo andare avanti? In quei momenti lì pensare, aspetta un attimo, però è vero che noi siamo questo momento fragili, ma guarda cosa sta succedendo a Toppenis o in tutte le altre realtà collegate, guarda cosa sta succedendo in così tanti altri posti, forse troviamo anche un po' di forza di sapere che non siamo neanche soli in questo momento, in questo movimento. E abbiamo cominciato a raccogliere un po' di testimonianze di soggetti che stanno facendo cose strepitose, per ispirarci, per dare visibilità a questo fatto, perché quando tu magari parli di certe cose la gente dice sì, vabbè, belle idee, ma no, non sono belle idee, sono cose belle, stanno succedendo, noi facciamo del nostro meglio, ma è una roba minima, ma ti faccio vedere decine e decine di situazioni che stanno funzionando. E allora il nostro stesso messaggio diventa molto più forte. L'abbiamo chiamato la geografia della trasformazione, mi è piaciuto molto il tuo spirito trasformativo, la trasformazione. Non dare la forma estetica bella, l'arte che vende la forma estetica bella, ma la forma della società, della nostra relazione, quella è la cosa che ci attrae. E ho voluto stampare da questa raccolta online, che ci sono circa 600-700 realtà, ho cliccato sulla parola chiave economia e ne sono venute fuori, posso prendere un attimo in prestito, e questo vedete, ne sono venute fuori 300. Alcune sono delle cose molto grosse e importanti, una è proprio la transition, la stessa di economia che abbiamo messo in prima pagina, altre sono cose minime, molto lontane, ma
Già soltanto questa visualizzazione, quella della prima pagina che è una semplicissima mappa di Google, e poi questo ti dà il senso della ricchezza, della diversità, della realtà. Ce ne sono solo una piccola frazione, quelle che noi abbiamo raccolto sono un minimo. Sarà meraviglioso poter raccogliere le decine, Daniele ha già individuato parecchie sul nostro territorio, poter vedere decine di realtà nel nostro territorio, dargli visibilità, dargli luce, caspita. Insomma, quindi per noi è fantastico essere qua e spero che possiate sentire che non è un caso se siete qua. E quindi buon lavoro a tutti noi adesso.